senza peli sulla lingua e anche senza peli su tutto il suo corpo. Proprio così, Angelo Duro, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, durante il suo monologo ha deciso di rimanere in mutande davanti a tutta Italia e il pubblico dell'Ariston. Oltre 15 minuti di performance, dedicato per un pubblico adulto, viene definito un comico fastidioso e immorale. Il monologo di Angelo Duro non poteva che essere in fascia protetta il monologo di Angelo Duro, comico palermitano politicamente scorretto. Lui che dopo essere stato una iena ha deciso di intraprendere la sua carriera da solista, mettendo a nudo la società di oggi. In tutti i sensi, Angelo Duro, infatti, ha deciso, durante la seconda serata del Festival di Sanremo di mettersi a nudo, rimanendo solamente in mutande, senza pudore. Un momento che faceva parte della sua performance, in accordo con la Rai e Amadeus, a differenza di Blanco e Fedez che nelle ultime 24 ore hanno scatenato polemica. Chi è l'ex iena nato a Palermo? 40 anni, ex iena, negli ultimi anni, Angelo Duro, è spopolato nel web dove pubblica video in cui tratta con linguaggio arrogante, scontroso, fastidioso e immorale, tematiche della società odierna. La sua ultima tournée ha fatto il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia. Amato dal pubblico, sia dai giovani e non, quello che piace di lui è sicuramente la sua schiettezza, il non essere empatico e le espressioni volgari che lo hanno consacrato il personaggio del momento.